guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Come sta andando la vostra estate? Fatemi sognare un po', ditemi dove siete, se siete in giro per l'Italia, per il mondo, al mare. Io, da grande amante di mare, sto soffrendo tanto la mancanza, però sono sempre a New York, quindi non mi lamento. Spero che il vlog sui rooftop della scorsa settimana vi sia piaciuto, anzi probabilmente ne farò un altro, magari a fine estate, per mostrarvi i rooftop invernali. Ma oggi parliamo delle cose che gli americani sbagliano. Ho ritrovato un articolo del Business Insider che avevano scritto circa 2 anni fa, nel 2017, e in questo articolo c'era una lista di tante cose che secondo loro gli americani sbagliano. La maggior parte di queste cose le condivido appieno e quindi volevo a sua volta condividerle con voi. E poi mi fate sapere se anche voi avete avuto la mia stessa esperienza. Quindi oggi parliamo di 20 cose che secondo molti gli americani sbagliano. Iniziamo subito col dire che gli Stati Uniti d'America sono un paese bellissimo, almeno secondo il mio punto di vista, ma ci sono alcune cose che potrebbero essere migliorate e sono sicura che molti di voi saranno d'accordo con me. Secondo me in tanti vi siete accorti che quando usate i bagni pubblici, o almeno la maggior parte dei bagni pubblici, ha una fessura nella porta che elimina qualsiasi privacy. Inizialmente non ci facevo molto caso, poi frequentando molto i bagni pubblici mi sono accorta appunto che non c'è privacy al 100%, perché ci sono queste fessure, te che sei dentro il bagno e le persone che aspettano fuori. Sono in bagno, ci alzimate. Ma vi pare che ci deve essere una fessura qui? Così possono vedermi da fuori. Le porzioni del cibo sono enormi, soprattutto nei diner. Ti portano questi piatti che secondo loro sono una sola portata, quindi per una persona, ma in realtà ci possono mangiare almeno 2 o 3 persone. È anche per questo che usano spesso le doggy bags e quindi portano il cibo a casa, perché i piatti sono davvero abbondanti. Gli americani sono gli unici che non usano ancora il sistema metrico, ma sono rimasti ai feet e gli inches, e anche le libbre e le miglia. Io ogni volta che vado al supermercato a fare spesa, che devo prendere, non so, un etto di prosciutto, un etto di qualcosa, ho difficoltà perché devo sempre stare a pensare la traduzione metrica, e purtroppo in questo non sono ancora riuscita a entrare nell'ottica. Per esempio, i Fahrenheit. I giorni scorsi abbiamo avuto un heat wave, quindi 2 giorni di caldo tremendo dove non si respirava, e oggi sta piovendo, il tempo è un po' così instabile. Hey Siri, how many Fahrenheit today in New York City? Ecco, per esempio oggi sono 73 Fahrenheit, che calcolato in gradi dovrebbero essere attorno ai 20-23. Come si fa per esempio il calcolo? Bisogna sottrarre 30 e dividere per 2, quindi 73 meno 30, 43, diviso 2, 21 e mezzo. O addirittura la pasta. Quando mi sono trasferita a New York, io non mi ero accorta che le porzioni del packaging della pasta fossero diverse. Quindi per farvi capire, io compravo pacchi da, secondo me, mezzo chilo di pasta, e non accorgendomi che in realtà non è proprio mezzo chilo, è un po' meno, perché qui la impacchettano a libbre. Se ci fate caso, qua parla di una libra, che in realtà sono 454 grammi. Infatti mi avanzava sempre un po' di pasta e non capivo perché. Poi mi sono accorta che in realtà il pacco era una libra. Le mance è sempre un argomento tabù, perché è difficile capire a chi lasciare le mance, quanta mancia lasciare e perché non sono incluse nel servizio. E questo lo capisco perfettamente, anche se ormai, vivendo qui da quasi 8 anni, 7 anni e mezzo, sono entrata in un certo tipo di meccanismo per cui per me è spontaneo lasciare la mancia. Non c'è un motivo per cui non venga inclusa nel servizio. Se vi ricordate, qualche settimana fa, forse un mese e mezzo fa, ho fatto un video dove vi racconto cos'è la mancia e perché si lascia e come si lascia. Quindi vi linko qua sotto nell'info box il video di come lasciare la mancia a New York e in America. Le tasse, ovvero la nostra IVA. Quando si comprano delle cose in giro, purtroppo il prezzo non è mai quello finale. Comunque è un po' scomodo dover calcolare l'IVA extra. Per esempio, se andate al supermercato, fate la vostra bella spesa, alla fine dello scontrino voi magari avete calcolato di spendere 20-25 dollari, a quel numero va aggiunta l'IVA, le tasse. Quando si entra in un qualsiasi posto, le persone non ti salutano, ma ti chiedono come stai, anche se in realtà non sono interessata a sapere come stai. Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Io entro in un deli, entro in un 99 cents, entro in un negozio, entro in un supermercato, le persone ti dicono hi, how are you? E solitamente la risposta, anche se un po' superficiale e banale, è I'm good, how are you? Ma è un intercalare, voi in realtà non state chiedendo come sta la persona, state solamente rispondendo alla frase tipica che viene usata quotidianamente.
Il ghiaccio è troppo amato dagli americani. Il ghiaccio viene messo ovunque e a quantità industriali. Voi andate al ristorante, innanzitutto l'acqua è gratuita perché viene servita l'acqua del rubinetto, che è potabile, in molti posti viene addirittura filtrata, cosa che io preferisco, ma nel bicchiere c'è sempre più ghiaccio dell'acqua. Così come se chiedete una bevanda, il bicchiere viene riempito di ghiaccio e c'è un pochino di Coca-Cola o altre bevande servite nel bicchiere. Ve l'ho detto, ghiaccio, bicchiere pieno. Loro usano il ghiaccio in quantità industriali tutto l'anno, qualsiasi stagione. Il free refill, chiunque l'avesse inventato, è stato un genio, del male o del bene, nel senso che ci sono alcuni ristoranti che ti offrono un refill gratuito. Cos'è il refill? Quando tu, per esempio, ordini una Coca-Cola, una volta finito puoi riempire gratuitamente quel bicchiere all'infinito. L'aria condizionata. This is Jamaica Center bound E train. The next stop is Briarwood. Stand clear of the closing doors, please. L'aria condizionata è terribile d'estate, quando magari fanno 40 gradi fuori, 45-35, non lo so. Entri in metro, entri nei supermercati, entri nei ristoranti, entri nei negozi e ti congeli completamente perché l'aria viene sparata a palla. Non c'è mai un limite o una logica. E poi, come esci, ti squagli perché le temperature sono altissime. Quindi non c'è mai un balance, una bilancia tra aria condizionata e il caldo afoso estivo. Assurde sono anche le corsie piene di pane di tutti i tipi, formaggi di tutti i tipi, bevande di tutti i tipi, cereali di tutti i tipi, biscotti di tutti i tipi nei supermercati. Poi ci sono troppe opzioni, cioè guardate qui le salse, guardate quante opzioni di salse ci sono per le insalate. Honey, ranch, Italian, ranch, light, cono senza grasso, cheese, vinaigrette, French, balsamic, peppercorn. Questa è tutta, fai vedere qua, tutta questa murata di salse, maionesi, ketchup. Guardate quante opzioni di ketchup. Guardate quante opzioni di ketchup. Tutte marche diverse. Salse piccanti. Oppure teriyaki, salsa di soia. Come non avere un pane white, whole wheat, sourdough, rye? Per esempio, quando devo scegliere il pane, non so mai quale prendere, perché... Allora, iniziamo da qui, per esempio, ci abbiamo il rye, white, quelli tondi hawaiani, quelli per gli hot dog, quelli per gli hamburger, quello integrale, quello con everything, quello organic. Le monete e le banconote. Allora, innanzitutto, le banconote sono tutte uguali. La dimensione di tutte le banconote è la stessa, cosa che fa confondere. Le monete ancora non sono riuscita a capire bene perché, per esempio, un dime, che sono 10 centesimi, è più piccolo di un nickel, che sono 5 centesimi, però vale di più. E spessissimo, molti di voi che ho conosciuto mi chiedono come funzionano le monete. Allora, come potete vedere, la lunghezza delle banconote americane è la stessa, quindi è facile confondersi. Allora, partiamo da $1, poi c'è quella da 5, 10, 20, 50 e 100. Mentre le monete abbiamo 25 centesimi, 10 centesimi, che è un po' più piccola, 5 centesimi, che è più grande di quella da 10, e un centesimo. Questo è 1 cent. 10 centesimi è un dime. A volte si trovano le monete da $1 e si dice che chi trova la banconota di $2 se la deve tenere perché porta fortuna. E io ce l'ho da 2 anni, che non si trovano quasi più. Drinking and driving age, l'età per guidare e per bere. Anche qui non si capisce bene perché gli americani permettono ai 16 anni di guidare, puoi prendere la patente a 16 anni, però puoi bere a 21. 16-21, ci sono 5 anni di differenza. Questo purtroppo porta tantissimi teenager a bere di nascosto, a farsi comprare bottiglie di alcol da persone che hanno più di 21 anni. Un'altra cosa assurda, ma di cui ormai sono strabituata, è che ti viene chiesta la carta d'identità anche se dimostri di avere più di 16 o 21 anni. Mi è capitato diverse volte di essere magari in tour notturno con delle persone che avevano 40, 50, 60 anni, chiaramente avevano più di 21 anni, ma il buttafuori ha comunque chiesto di mostrare la carta d'identità. Questa è la dimostrazione che in America si rispettano le regole e loro sono molto ligi. Se il buttafuori fa il suo mestiere, deve
per forza chiedere la carta d'identità a chiunque entra nel locale, loro chiedono la carta d'identità a chiunque entra nel locale, qualsiasi età. Un'altra cosa di cui ho avuto molta difficoltà ad abituarmi è il fatto che non posso bere alcolici per strada. Io da italiana europea, dove possiamo comunque comprare una birra e bercela al parco o in spiaggia, sulle scale di una palazzina, ovunque, ho fatto molta difficoltà a entrare in questa mentalità del non potere bere alcolici per strada. Addirittura se vai in un locale e hai preso una bevanda alcolica e vuoi andare fuori a fumare o vuoi andare fuori per qualsiasi motivo, non puoi portare la bevanda con te, ma la devi lasciare dentro e poi riprendere una volta che rientri. La birra e il vino vengono venduti in due posti separati, ovvero il liquor store possono vendere il vino, la birra viene venduta al deli. Quindi solo il liquor store, che sono i negozi che vendono alcolici, possono prendere la licenza per vendere vino e superalcolici. I supermercati o le botteghe, magari quelle italiane, non possono ottenere la licenza per vendere vino o superalcolici, ma possono vendere solamente birra. Quanto sono rumorosi gli americani, soprattutto nei ristoranti, nei locali, in qualsiasi posto vai, non riesci a fare un discorso con un'altra persona che è vicino a te perché loro ti intontiscono. Alberto, cosa? No, non ti cosa? Sento. Continuo a chiedere cosa? Cosa? Ti sento. Il fatto che hanno pochissimi giorni liberi durante l'anno, solitamente gli americani hanno 7 giorni liberi all'anno. E ho letto un articolo in cui si parlano di statistiche di giorni liberi che hanno gli americani e addirittura nel 2012, se non sbaglio, metà del paese, metà degli Stati Uniti d'America non ha preso neanche un giorno off. What? How is that possible? Come fai a non impazzire? Un uso sproporzionato di buste di plastica nei supermercati. Ma per cosa? Perché? Ma ordini. Che chiede? 3 buste. Thank you. Allora, innanzitutto io sto cercando nel mio piccolo di usare meno plastica possibile. Porto sempre con me una tote bag e ve la faccio vedere. Questa da un paio d'anni a questa parte è diventata una delle mie migliori amiche perché è talmente leggera e piccola che puoi attorcigliare e mettere dentro la tua borsa e ce l'ho sempre con me perché non si sa mai quando ho bisogno di usarla. Quindi se è sempre con me, nel 95% dei casi non devo usare buste di plastica che mi vengono date ai supermercati o in altri posti dove vado a fare spesa. Le prime volte che andavo nei supermercati mi accorgevo che loro ti mettono non una ma 3 buste di plastica insieme una dentro l'altra per poi mettere la tua spesa. Mi sono spaventata e ho provato in tutti i modi a ricordarmi di portare delle buste da casa quando andavo a fare spesa, ma da qualche anno ho trovato la soluzione. Fatemelo dire, uno dei loro difetti purtroppo è che sono degli sprecaccioni. Si dice sprecaccioni? E l'ultima, ma non la meno importante, è la lunghezza dello scontrino da CVS, che è una delle catene di farmacie americane. Voi vi rendete conto che lo scontrino da CVS è lungo quasi 1,5 metri, cioè è alto quasi quanto me? Allora, sono da CVS e sto per pagare con la carta di credito. Vi volevo far vedere lo scontrino che viene fuori. La prima volta che l'ho visto mi ha spaventato. Guardate un po'. Ragazzi, questo è lo scontrino di CVS. È lungo quasi quanto me. Questo è lo scontrino che mi ha dato CVS, la farmacia. Praticamente mi arriva alla testa. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e sono super curiosa di sapere come la pensate, perché sono certa che molti di voi sono amanti dell'America, di New York, hanno viaggiato già a New York e in America. Mi raccomando, lasciate un like se vi è piaciuto questo video e fatemi sapere nei commenti in cosa siete d'accordo o in disaccordo con me. Addirittura se avete consigli sui prossimi vlog da fare per il canale, lasciate un altro commento. Per oggi è tutto da Chiari Ladyboss a New York. Bye guys!